Benvenuti miei cratosini nell'ennesimo video del vostro nonno. Adesso andremo ad analizzare quello che è il trailer di Assassin's Creed Mirage nel suo gameplay. Allora, da quello che potete vedere e da quello che io ho visto, sinceramente non sono particolarmente colpito. Vi mostrerò adesso durante il video proprio di cosa tratto. Inizieremo ad analizzare quella che è, ad esempio, la più semplice, la corsa. Allora, analizzando la corsa vedrete che questa, il rapporto a quella dei passati Assassin's Creed, è praticamente la stessa. Cioè, hanno preso letteralmente Assassin's Creed 3, Black Flag e Rogue, o anche Unity per come tipo di corsa, e l'hanno reinserita all'interno di Assassin's Creed Mirage. Quindi su questo nulla di nuovo, anzi, il parkour magari è leggermente modificato, ma come vedrete è molto simile a Unity. Quindi già da quello che si vede agli inizi è una cozzaglia dei precedenti Assassin's Creed. Quando invece andiamo ad osservare quello che è il gameplay, le movenze, a me dà molto la sensazione di un gioco più per smartphone che per PlayStation 5. Cioè, il personaggio dà proprio una sensazione di piccolino. Cioè, ovviamente è dovuto al fatto che è un gameplay, è un trailer, però speriamo che migliori un pochino. È diverso invece appunto quello che è il combattimento e l'occhio dell'aquila, che sembra veramente molto carino, e belle sono appunto le mosse che vengono inserite al personaggio nel combattimento. Su questo ammetto essere veramente molto bello, mi piacciono le mosse, ma non so perché mi dà come la sensazione di un qualcosa di già visto. Come vedete, ad esempio, hanno sto vizio di mettere ste armi che brillano, sbrilluccicano. Non è Assassin's Creed un gioco in cui la spada deve per forza elettrificarsi, prende fuoco, è un'altra cosa, un altro gioco. Quello lo possiamo mettere più in God of War, non perché funzioni su God of War lo dobbiamo portare ad Assassin's Creed. Spero che Ubisoft questo lo capisca presto. Ciò non vuol dire che sarà un brutto gioco, spero solo che non prenda di nuovo la linea dei precedenti, oppure che sia soltanto una cozzaglia dei passati Assassin's Creed, che erano delle caratteristiche peculiari di quei giochi che non necessariamente rimescolati in uno lo renderanno un capolavoro. Io intanto spero molto in Assassin's Creed Red, pregando che non sarà fatto male, ma è quello che più sto attendendo.